Cari amici di Parole in Libertà, siamo qui all'Orto Botanico di Napoli e per la rubrica musica abbiamo il piacere di aver sentito e ascoltato un bellissimo concerto grazie alla cantante Flo. Allora Flo, raccontaci un attimino che emozioni tu che sei napoletana hai vissuto venendo qui all'Orto Botanico di Napoli. Molto bello, stasera è stata una serata speciale. Per noi, lo dicevo anche durante il concerto, tornare a Napoli, vedere anche insomma delle facce conosciute, di amici che chiaramente non è che ci possono seguire sempre nei concerti, dà un valore ancora maggiore emotivamente parlando, no, al concerto. La serata è molto molto calda, per cui è stato difficile, gli strumenti hanno un po' sofferto, però di contro insomma c'è stata una grande emozione da parte nostra, molto 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 contenta. Benissimo, abbiamo percepito la tua musicalità che spazia su canzoni, diciamo, che fondono il Mediterraneo, ripercuotono, fanno una passerella, soprattutto sulle sonorità che vanno dalla Portogallo, ma anche sei poliedrica perché riesci a manifestare nelle tue canzoni la vivibilità dei luoghi. Abbiamo rivissuto come se stessimo in un locale portoghese, quindi ti voglio fare i complimenti perché riesci a trasmettere una carica che altrimenti non sarebbe possibile visto la tua musicalità. Guarda, io credo che la musica abbia un grande valore evocativo, cerco sempre di lavorare su questa possibilità, sia della parola che del suono, di portarti da un'altra parte, di farti sentire per un attimo leggero, quindi di avere quella possibilità di essere in un altrove, che non è necessariamente un luogo fisico, è anche un spazio mentale, dell'anima, di relax, di sogno, di desiderio. E tra il pubblico c'era qualcuno che sottovoce diceva che comunque in ogni caso tu sei riuscita a emergere da sola. Ecco, cosa ne pensi oggi di questo fatto di dover per forza giocarsi di proprio chance tramite questi talent? No, credo che ognuno fa la scelta che più pensa giusta per sé. Io non ho avuto bisogno, ecco, questa è la realtà, non ho avuto bisogno di andare a fare un talent perché per il tipo di musica che mi piace, per il tipo di percorso che mi piace fare nella musica, credo che la strada sia questa, sia quella di lavorare molto sul live, lavorare molto con i musicisti, perché in fondo noi dobbiamo fare musica. Poi il look, le cose, sono cose che divertenti, che fanno parte del gioco, però la verità è che bisogna lavorare molto insieme ai musicisti e preporsi ai festival, insomma cercare di avere un suono molto riconoscibile. Se si riesce a fare quello, poi chiaramente le opportunità arrivano, quindi ti chiamano, cominci a fare dei concerti, prima più piccini, poi piano piano più grandi, entrare insomma nelle rassegne. Questo è il percorso, poi magari nel pop è un po' più facile andare appunto in talent, però insomma, ognuno fa come crede. Sono percorsi differenti, ma ugualmente. Sì, sì. E delle canzoni che abbiamo ascoltato ci è piaciuto molto anche Ma quale amore, che ripercorreva un attimo il tema della violenza. E vogliamo sapere un attimino da te oggi come la vedi tu, dalla tua giovanità, questa situazione, perché a livello, diciamo, dei mass media, della comunicazione ci sono molte situazioni non più di mafia, ma si ascoltano molti omicidi e suicidi all'interno delle mura. Ecco, dal tuo punto di vista cosa sta succedendo in questi anni in città, cioè anche a livello nazionale, cosa si percepisce? Guarda, io non so bene qual è il motivo per cui insomma, sembra che praticamente ogni giorno ci sia uno di questi femminicidi, no? Come si dice adesso. Credo che un po' più se ne parla purtroppo e più si alimenta un certo tipo di dinamica violenta, ma è anche vero che bisogna parlarne, c'è un po' un contraddittorio in questo senso. Il problema veramente da tenere sotto controllo è la speculazione rispetto a queste vicende. Io quando ho scritto questa canzone mi sono interrogata sull'opportunità di pubblicarla o meno, però per la delicatezza con cui ho trattato questa materia, convinta anche insomma dai miei musicisti, ho pensato che fosse giusto, l'ho sentita. Io poi tra l'altro sono un'artista libera, cioè non ho qualcuno che mi dice cosa devo cantare, ecco, quando vado sul palco, sono io che decido. Ho pensato che potevo cantarla, poi i miei colleghi che sono appunto maschi non si sono sentiti offesi dalla canzone, anzi si sono emozionati e ho deciso di cantarla, però il problema è che appunto in televisione
c'è proprio una morbosità malata rispetto a questi temi, non fare vedere l'immagine della donna che viene picchiata, viene bruciata, questa cosa non si può fare perché c'è gente poi che soffre quando guarda queste cose, che non interessa più il tema della violenza, interessa la pruriginosità del voyeurismo, diciamo. Ecco, c'è un passaparola, tra virgolette. Esatto, e questa cosa non mi piace. E vorremmo, visto che comunque Flo ci ha dato il meglio in questo concerto, vorremmo chiedere un parere sugli ultimi avvenimenti a livello europeo, cioè questa fuoriuscita dell'Inghilterra dal contesto europeo. Come la vedi tu? Come, dal punto di vista anche della sonorità e del tuo mestiere, che cosa, diciamo, che ripercussioni ci potrebbero essere? Guarda, diciamo che poi l'Inghilterra in qualche modo è stata sempre un po' outsider rispetto alla questione Europa, cioè finanziariamente, insomma. Ma io non so veramente se questa sia una scelta giusta. Dal punto di vista economico sicuramente questa è stata una valutazione che avranno considerato molto bene. Io credo che se succedesse una cosa del genere in Italia per noi musicisti sarebbe molto molto problematico, perché comunque viaggiare per noi è diventato molto più semplice. Non parlo di me, perché all'epoca, insomma, quando non c'era ancora l'euro, diciamo proprio la moneta, io non facevo ancora le tournée. Però colleghi più grandi mi dicono che appunto prima era molto più costoso, e con i tempi che corrono adesso, se tornassimo a quella situazione lì, sarebbe praticamente impossibile andare a fare tournée, tra virgolette, low cost, no? Quelle che fanno gli artisti di fascia, diciamo, di serie B, per fare una metafora calcistica, che non sono inferiori, ma che fanno una categoria, come dire, ancora un po', che non è la serie A, ecco. Chi sta in serie A non c'è problema. E quindi un'ultima domanda volevamo chiedere a Flo: quali sono le prossime date dove poterla ascoltare? Ricordiamo che noi siamo a livello nazionale come audience, e quindi ci ascoltano sia in Italia anche all'Inghilterra, dove perfetto, hanno votato contro. Perfetto. Quindi che date vogliamo dire? Dunque, il 1° luglio faremo un festival sempre in Campania a Bacoli, lo dico perché è un festival organizzato da un collettivo di ragazzi che ci tengono molto al mio concerto, hanno lavorato molto insomma per portarci lì, e quindi ci tengo insomma a dirlo. Poi siamo in Sardegna il 14 luglio e il 15. Poi siamo in Toscana intorno al 20, facciamo 20, 21 e 22 in Toscana, Reggio Emilia. Insomma, io comunque sul mio sito, che è Flo Official, ho tutte le date, invitiamo, perché purtroppo tutte quante non me le ricordo. Non si può ricordare tutto, però comunque ringraziamo Flo, perché nonostante chiaramente questo concerto ha speso molte energie, perché l'abbiamo vista. Io ho un personale laboratorio di teatro, quindi mi dedico ai piccoli, e ho visto in te un'interprete vera delle canzoni, cioè hai interpretato nei tuoi movimenti e hai dato la gioia di averla, e ti ringrazio. Grazie mille, è molto bella questa cosa, dà un senso a quello che noi facciamo, grazie. Va bene, ringraziamo Flo e ci ripromettiamo chiaramente di vederla quando volete, quando volete. Ringraziamo i nostri cari amici di Radio No Frontiere e vi rimandiamo alle prossime rubriche.